Io ho pigiato play. Ho pigiato play. Io sì. Prova. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo convocato questa conferenza stampa perché ci è giunta, insomma, nelle scorse ore il dispositivo della Cassazione. Faccio una breve parentesi giusto per riepilogare un po' i passaggi e spiegare bene a che punto siamo della vicenda. La vicenda è quella vicenda iniziata oramai il marzo scorso con l'accusa di associazione sovversiva per un gran numero di attivisti politici della Scatasuna, del Neruda, del Movimento Notav e di altre realtà torinesi, un'accusa che è stata quasi subito, insomma, anzi subito, falsificata, depotenziata dal primo GIP che ha potuto esprimere un giudizio in merito ai fatti e che quindi ha costretto la procura a un cambio repentino e doveroso di accusa nel tentativo di portarsi comunque qualcosa a casa. E quindi il discorso di associazione sovversiva è stato tramutato nel corso dei mesi in associazione a delinquere. Prima ipotizzata per molte persone, fino a arrivare al punto di accusarne un numero minore, giovani e un po' meno giovani, appartenenti sempre alle realtà che ho citato inizialmente, che sarebbero, insomma, più cattivi di altri e con questa cattiveria avrebbero creato un'associazione criminale all'interno dei diversi movimenti di lotta di cui abbiamo parlato. Che tutta questa operazione fosse una evidente forzatura, noi l'abbiamo detto dal principio, ma il fatto che lo si dica noi, insomma, io posso capire che può sembrare anche abbastanza scontato e di parte. Per fortuna oggi siamo qui, insomma, per comunicare una buona notizia, una piccola parte, insomma, che speravamo potesse avvenire e che fortunatamente, ecco, è avvenuta. Per spiegare bene il significato di questa sentenza di Cassazione, che adesso vi spiegherò, insomma, più nel dettaglio, è importante che si ragioni, insomma, su questo dispositivo in merito al ricorso che la procura aveva fatto sulle misure cautelari che il primo GIP non ci aveva dato, ok? Quindi procura non contenta che tutta una serie di persone fossero rimaste libere o con misure, ecco, molto blande, molto lievi, aveva fatto ricorso. In tale ricorso, durante il tribunale del riesame, si era specificata meglio l'accusa, quindi trasformandola da associazione sovversiva a
associazione a delinquere, e il riesame aveva riconosciuto per il reato di associazione a delinquere una serie di misure cautelari, due in carcere e altre domiciliari, che noi, essendo insomma il procedimento fatto da un ricorso della procura, abbiamo potuto impugnare in Cassazione con i nostri avvocati. Che il Tribunale del riesame avesse spiegato in maniera inqualificabile i motivi per cui dovesse esserci riconosciuta l'associazione a delinquere era evidente a noi ed era evidente ai nostri avvocati. Per fortuna, insomma, la Cassazione ha stabilito che il capo 1, cioè quello di associazione a delinquere, doveva essere annullato, quindi è stato annullato con il rinvio e l'invito al Tribunale del Riesame a ripetere il processo, il procedimento, perché evidentemente le motivazioni che hanno portato o non sono corrette o comunque non sono sufficienti. È ovvio, noi ora non abbiamo le motivazioni della Cassazione, abbiamo solo il dispositivo. Bisognerà attendere un po' per capire, insomma, il merito della decisione. Ma è importante, insomma, come l'accusa chiave, l'accusa cardine di tutto questo procedimento, cioè di associazione a delinquere, sia stata bocciata in prima battuta dal primo tribunale, insomma, esterno a questo tribunale torinese che si è trovato ad esprimere un'opinione. Stiamo parlando ovviamente di misure cautelari, il processo principale che è già iniziato, che è in corso, va avanti con questo capo d'accusa. I giudici ovviamente non saranno obbligati a tenerne conto, ma se decidessero, insomma, di ignorare questa decisione, crediamo, ecco, che sia abbastanza grave. La partita, insomma, di questo passaggio, quindi di questo ricorso, era questa. Noi l'abbiamo vinta, ci siamo portati a casa questo risultato, e insomma, e quindi siamo di questo sicuramente molto contenti. Vedremo il proseguo. Un altro elemento è che ovviamente, annullato il capo 1, sono state, insomma, confermate invece una serie di misure che erano su altri eventi interni al procedimento, che non riguardano il capo 1, quindi l'associazione a delinquere, ma anche in questo caso, insomma, stiamo parlando di una fotografia delle misure che era stata fatta tra giugno e luglio, quindi, insomma, datata nel tempo. Nel frattempo il tribunale ordinario, quello che segue il processo, ha alleggerito le posizioni di tutti, insomma, gli imputati: chi era in carcere non è più in carcere ma a casa, chi era ai domiciliari alle firme. Insomma, la situazione nel corso dei mesi si è andata assolutamente a ridimensionare. Adesso dovremmo vedere se la procura avrà l'onestà intellettuale, ne dubitiamo, ma insomma la speranza è sempre l'ultima a morire, di tener conto delle decisioni del tribunale, che dovrebbero prevalere anche perché sono decisioni avvenute successivamente, e ci sono, insomma, numerose altre decisioni prese in queste situazioni che confermano questa linea, oppure la procura deciderà comunque di riportare con le persone che nel frattempo sono state liberate magari ai domiciliari, per poi vedersele liberare 2 o 3 giorni dopo. Questi sono anche, è anche un po' la gestione dei soldi pubblici, che la procura deciderà un pochino come impegnare e investire. Detto questo, insomma, poi lascio la parola ad altri. Io credo che, insomma, fortunatamente questo passaggio qua ci restituisce, almeno, no, un po' in parte, il fatto che al di fuori di questo territorio, al di fuori dei soliti pubblici ministeri,
al di fuori dei soliti giudici che insomma si ritrovano sempre gli stessi, che si spostano, ma insomma sono sempre loro. La prima volta che qualcuno esterno a questo circuito prende parola, effettivamente denuncia una situazione insomma che non funziona come dovrebbe. Questa cosa ovviamente è un buon segno per noi, che siamo comunque consapevoli di essere all'interno di un meccanismo, di un processo, quello per l'associazione a delinquere, che comunque continua, ma per noi insomma è un buon segno che da qualche parte probabilmente a un certo punto ci dovrà essere qualcuno in grado di mettere la parola fine a questo tentativo politico inqualificabile, vergognoso, di criminalizzare delle esperienze di lotta. Poi tutti noi insomma non ci siamo mai sottratti da delle responsabilità individuali, siamo sempre presentati insomma ai processi, abbiamo scontato anche pene irrisorie con delle misure molto afflittive e punitive. Insomma non siamo mai stati quelli che si sono sottratti, no? da un corso e dai procedimenti, come abbiamo sempre messo la faccia, continuiamo a metterla oggi, continuiamo a metterla sempre, perché il nostro agire è un agire politico, è un agire pubblico. Le lotte che viviamo, le occupazioni che sosteniamo, i movimenti come quello Notav di cui facciamo parte, di cui nel nostro piccolo siamo protagonisti insieme ad altri da tanti anni, sono cose che abbiamo sempre fatto alla luce del sole. Chi purtroppo falsifica le carte, le falsifica sempre di più, è un po' questa procura che ha iniziato una crociata oramai oltre 10 anni fa e continua insomma a portarla avanti. La nostra impressione che abbiamo maturato insomma questi mesi, anche con le minacce di sgombero, su queste richieste di misure cautelari che sono sempre molto assurde, anche il ministro recentemente Nordio ha detto, no, che da parte delle procure c'è un utilizzo improprio, abnorme delle misure cautelari, perché tu applichi delle misure cautelari a delle persone che comunque devono essere sottoposte ancora a processo. Quindi insomma sono delle decisioni, delle privazioni di libertà molto importanti. È evidente come la procura di Torino le utilizzi come deterrente, ma questa cosa non è consentita, non è corretta, non può essere fatta. Infatti speriamo insomma che prima o poi qualcuno ponga un po' un limite a questo tipo di condotta e che soprattutto delle intenzioni politiche non continuino a essere celate, nascoste dietro delle azioni giudiziarie. Nel momento in cui dei soggetti politici che fanno politica a viso aperto, insomma senza nascondersi, le risposte, se ci sono, e che purtroppo tante volte non ci sono, dovrebbero essere politiche e pubbliche. Non dovrebbe essere una caccia al militante, un tentativo di cancellare a suon insomma di inchieste basate sul nulla decenni insomma di esperienze organizzate dal basso, di lotte e di rivendicazione. Questo è un po' insomma quello che io al momento noi ci sentiamo ecco di dire, consapevoli insomma che il processo sarà ancora lungo, che abbiamo a che fare comunque con delle personalità che hanno dimostrato negli anni e continuano a dimostrare nella sede di tribunale, parlo soprattutto della procura, un atteggiamento discriminatorio, di disprezzo assolutamente non super partes ed equilibrato. Lo può vedere insomma chiunque frequenti
le nostre udienze e noi insomma continueremo a fare il nostro e dire le cose come stanno. Comunque direi che oggi insomma è una buona giornata. Adesso, rispetto insomma all'esecuzione di alcune misure, quindi questi compagni e compagne che potrebbero essere riportati un passo indietro per poi dover essere di nuovo insomma aggiornati a quella che è la cosa, capiremo in queste ore, appunto dipenderà un po' dalla procura vedere che atteggiamento adottano, se ragionevole oppure insomma come sempre assetati insomma di sangue, però direi che insomma tutto sommato siamo contenti di questa prima vittoria, di esserci portati a casa questa prima battaglia. Buonasera a tutte e tutti. Questa resistenza contro il TAV è nata 32 anni fa e continua ad andare avanti. Lungo la strada della nostra lotta iniziata in Valle di Susa abbiamo raccolto tante altre realtà di compagne e di compagni che tutto sommato la pensavano come noi e che quindi non erano disposti a svendere il territorio, non erano disposti a sprecare i soldi dello Stato per delle cose assolutamente inutili e fuori del tempo. Accusano dei notai, delle persone della Scatasuna, delle persone del Neruda, di associazione a delinquere. Io dico tranquillamente che l'associazione a delinquere è fatta da personaggi che sono in altri palazzi, che fanno parte delle camarille che vogliono governare tranquillamente e impunemente il territorio, approfittando del denaro pubblico, e che guarda caso questi associati a delinquere non vengono mai colpiti, anzi il loro pelo viene sempre lisciato. Mentre invece è molto più facile accanirsi contro i deboli, perché questo è l'atteggiamento della procura torinese. Forte e cattiva coi deboli, tranquilla e buona con i potenti. Questo è un dato pericoloso, pericoloso per la democrazia, pericoloso per la società, pericoloso per il vivere civile. Ma d'altra parte non ci stupiamo. Siccome non hanno nessuna motivazione per combattere queste resistenze, queste vere e proprie associazioni a resistere, questo sì, potevano tranquillamente accusarci di associazione a resistere e noi saremmo stati orgogliosi, tutti quanti, di essere dei resistenti. Resistenti che, come nel caso della Val Susa, sono 32 anni che resistono, e si mettono il cuore in pace perché noi siamo già attrezzati per resistere altri 32 anni e quindi si mettono veramente il cuore in pace. La storia non è finita, non finisce qui. Loro vendono sempre delle bufale, delle balle, come quella dell'altro ieri a Roma,
dove hanno detto tutti che la cosa si deve fare, si fa, si farà, si parte, siamo partiti, ma siamo senza soldi e quindi bisogna avere i soldi. La coperta è corta e se riesce comunque a coprire i piedi della Meloni non basta per coprire i piedi dell'Italia e di tutto il resto. Quindi noi ci siamo, c'eravamo, ci saremo sempre e non saranno le loro denunce, le loro misure cautelari, le loro cattiverie, perché se andiamo a vedere c'è veramente della cattiveria, del disprezzo nelle parole che i procuratori esprimono all'interno del tribunale durante le udienze. Questo non va bene. Qualcuno una volta diceva: ci sono dei giudici a Berlino. Noi diciamo che quel tipo di giudici a Torino non ci sono proprio. Però noi resistiamo. Resistiamo perché siamo forti. Resistiamo perché la gente è con noi. Resistiamo perché siamo certi di avere ragione. Perché quello che è anche successo ancora nei giorni scorsi a Bruxelles dimostra davvero che il Pipulit ha la larugna. Grazie. Buongiorno a tutte e tutti, io sarò molto breve perché penso che Dana e Alberto abbiano centrato in pieno il punto della situazione e che il segnale di questo annullamento della Cassazione sull'associazione a delinquere sia veramente una vittoria che ci possiamo portare a casa. Però su un aspetto in più mi vorrei soffermare, perché io insieme ad altri compagni e compagne, in particolare dello Spazio Popolare Neruda, saremmo tra le persone che invece dovrebbero tornare a misure cautelari più restrittive. Questo perché è stato riconosciuto invece, come diceva anche Dana prima, visto che ci vogliono sempre dividere in buoni e cattivi, che in particolare chi vive in questo spazio è un cattivo. Noi ci siamo anche un po' abbastanza stufati di questa divisione e soprattutto ci siamo anche un po' stufati di dover spiegare mille volte le ragioni per cui alcuni fatti sono stati strumentalizzati e nonostante molte persone che vivono in questo spazio abbiano già preso parola per dire che queste accuse sono false, continuano a non venire ascoltate. E noi pensiamo che questa sia la violenza peggiore, perché continuare a far sì che persone che magari vengono considerate le ultime, no, della nostra società, che magari sono persone povere, magari sono delle persone razzializzate, non abbiano diritto a essere ascoltate. Inizialmente avevamo fatto una conferenza stampa sui fatti che ci avevano coinvolti a maggio del 2020 e a prendere parola sono stati gli occupanti di questo spazio. Alcuni occupanti sono stati portati in questura anche con l'inganno per estorcergli delle dichiarazioni. E nonostante questo è stata confermata la versione che le accuse erano false. Sono state anche prodotte delle indagini difensive con delle dichiarazioni di persone che vivono in questo spazio che ancora una volta hanno detto questa cosa e ancora una volta l'unica voce contraria è quella che viene ascoltata, perché è evidentemente utile a sostanziare un impianto accusatorio. E quindi è evidente che la continua criminalizzazione di tutti quei movimenti che da Milano ci,
in giù si battono per dare un'alternativa dignitosa a queste persone che in questa società non riescono a trovarla, sono un pericolo. Io non dico altro perché, al contrario di cosa fa la procura, al contrario di cosa fa anche questo governo, al contrario di come stanno facendo tutti quanti, penso che la mia voce valga meno di quella delle centinaia di persone che abitano qua dentro. L'unica cosa che voglio ancora dire è che questo presidio permanente è stato costruito in attesa di questa risposta della Cassazione, ma che continuerà finché il dispositivo non verrà o verrà applicato, nel senso, vogliono venirci ad arrestare? Noi siamo qui con la nostra comunità resistente, siamo qui in maniera aperta, ci mettiamo la faccia, non abbiamo paura, e che sì, ci si confronti veramente con quello che siamo, e non che io e l'altra persona, Donato, che dovremmo finire agli arresti domiciliari, che abitiamo in questo spazio, siamo due, ma questa comunità resistenza siamo centinaia di persone. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Volevo dire come ha fatto a risvegliare tutti questi cose chiamate problema, perché per me problema non è mai stato. Questa accusa che abbiamo subito, che è stato una persona a accusare tutti 600 persone e gli danno ancora la vincita, io non riesco a capire. Sono stato presa, portato da questura a farmi delle domande, sono stato dagli avvocati a farmi stesse domande, e non solo io, anche gli altri sono stati anche già con conferenza stampa. Stessa cosa che io continuo a dire, quell'accuso è falso, che Dio è come tutti quegli altri persone che abitano qua, sappiamo che è falsa, continua ancora a uscire questi problemi. Non riesco a capire perché una persona deve cercare sempre di vincere contro sei, che per un'accusa che non è neanche vero. Quello che mi rabbia, rabbia più, ancora più grande, come ha fatto a non soffrire? Come sto soffrendo io, così sta soffrendo anche tutti gli altri lì, che sanno che comunque non è vero. Uno deve subire dolore e arresti per le cose che non sa. Fa male. Io, cioè, sto chiedendo, mettevi nel suo pane a sentire una cosa che non hai fatto, che ti accusano per una cosa che non sai niente, e ti devi assorbire tante arresti, domiciliare, prigione, tutto è la falsità. Come fa ad andare avanti? Io non lo so. E comincia a svegliare questi problemi. Io sono stanca, sono arrabbiatissima, perché non è vero, non è vero assolutamente. Qua ce l'abbiamo tutto, quello che vogliamo. Ce l'abbiamo la palestra, ce l'abbiamo il dottore, ce l'abbiamo dopo scuola, ce l'abbiamo la lingua italiana, ce l'abbiamo tutto. Ci danno anche i bambini tutti i servizi quando c'è carnevale. E quello non piacete voi? Non piacete la felicità di queste persone che abitano qua? Forse è quello, perché chi piace le cose belle, deve piacere questa casa. Non deve guardare quel denuncio falsa, che la sapete qual è la verità e volete nascondere sempre dietro le bugie. E questo non mi sta bene. Sono arrabbiatissima, non solo io, tutti hanno arrabbiato. Abbiamo arrabbiatissimi tutti quanti. Ho detto bene? Sì. Siamo arrabbiati. Perché tutte le cose fatte, che sono state abusate. Noi non aspettavamo più questo, assolutamente no. Anche se io non parlo perfettamente italiano,
io so quello che sto per dire, io so quello che sto dicendo, che è una falsa denuncia. Si fa arrabbiare che devono soffrire per le cose che non sanno niente. E quello è mia rabbia. È impossibile, perché non piacciono le cose belle, per quello tirano fuori ancora questo discorso. Deve essere basta, ferma. Basta! Basta! Lasciaci stare! Lasciaci in pace! Lasciaci in pace! Basta! Questa così non basta! Basta! Noi siamo stufi! È una bugia! È una falsa denuncia! Noi non vogliamo più problemi! Noi siamo bene qua! Siamo una famiglia! Basta! Lasciaci in pace! Ci sono altri problemi in cui dovete andare a guardare, che è grave. Questo qua non abbiamo problemi, stiamo vivendo qua serena, non siamo delinquenti, non ci sono delinquenti qui, non c'è neanche la violenza, non è mai esistito. Siamo contro la violenza, noi non siamo quelli che violentano le persone, siamo contro quello che io voglio dire. Per favore, lasciateci in pace, non vogliamo problemi, non creiamo problemi e non vogliamo neanche problemi. Ecco. Giorno verrà. Verrà un giorno in cui l'universo punirà quelli che in questo momento stanno facendo tutto questo male. Io ne sono convinto, perché quel giorno arriverà e per loro sarà molto duro.